Giovanni Amarotta, l'ultimo saluto ad Andrea Cerrini, il quarantenne stroncato da un malore dopo una partita di basket. 2 anni per un ecodoppler, l'odissea di una fanese che deve eseguire l'esame diagnostico al collo, la regione stanzia 13 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa. 24 neolaureati in infermieristica, la presidente dell'Ordine Laura Biagiotti lancia un appello alla regione, una grande risorsa per la sanità che non dobbiamo perdere, ha detto, molti giovani lasciano le Marche per trovare uno sbocco professionale sicuro. Ecco le icone sacre realizzate dai detenuti del carcere di Fossombrone, un percorso spirituale e di rieducazione con la mostra Sguardi verso il cielo. Prenderà il via con la fiaccolata per la pace, la festa della Madonna della Colonna ai Tre Ponti di Fano, domenica le sante messe, la processione e la benedizione di un cippo in memoria di Fabio Uguccioni. Buonasera e bentornati sul canale 19 del Digitale Terrestre per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Si svolgeranno domani alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni Apostolo a Marotta di Mondolfo i funerali di Andrea Cerrini, 40 anni, marito e padre di 2 bimbe, colto da un malore improvviso sabato scorso. Andrea, noto nella pallacanestro regionale e nazionale sia come giocatore che come allenatore delle formazioni giovanili, è stato trovato riverso a terra nel bagno di casa circa 2 ore dopo il termine di una partita di campionato di promozione. Inutili purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo. Torniamo a parlare di Federico Pecorale, il 29enne arrestato a Marotta e accusato di aver sparato a un cuoco in un ristobar di Pescara perché in ritardo con il servizio. L'uomo oggi è stato trasferito dal carcere di Ancona a quello pescarese in attesa dell'interrogatorio che avverrà domani pomeriggio. Deve rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e porto abusivo d'arma. Passiamo alla denuncia di un'anziana residente a Fano che tramite il servizio sanitario pubblico non riesce ad ottenere un appuntamento per un ecodoppler prima del 2024. Sentite. Se ne riparla tra 2 anni, prima nessun posto disponibile. Graziella Bucchi, residente al Poderino di Fano, da settimane è alle prese con il numero regionale del CUP, il centro unico di prenotazione. Chiama e richiama ogni giorno nella speranza che si liberi un posto per eseguire un ecodoppler al collo. Ma per ora il primo appuntamento disponibile è per il 2024. Graziella, da quanto tempo sta cercando di prenotare questa visita? Adesso ormai 1 mese più. E che cosa le è stato detto? Mi è stato detto che Fano non apre per niente, non è aperto proprio l'iscrizione, né Fano né Pesaro. Purtroppo dovrebbe andare fuori e fra 2 anni, però ha anche il problema che non guida l'auto, quindi dovrebbe chiedere aiuto. 84 anni, te metti a fare 100 chilometri, per Giaco, oddio, a Lugo di Romagna, insomma. Non è una cosa giusta, praticamente le tasse le paghiamo, l'INPS la paghiamo e allora io ho detto non me la fate pagare, con quei soldi ci pago dove devo andare. E si vede costretta ad andare in una struttura privata? Per forza, e dopo i soldi in tanti, 82 euro in tanti. Ho fatto la prova per l'allergia 2 o 3 mesi fa perché sono allergica a quelle bottigliette che si può lavare le mani. 200 euro. Ha avuto problemi anche per un'altra visita che poi per fortuna è riuscita a fare. L'ho fatta, con 200 euro, a pagamento. Perché anche lì insomma c'erano problemi di appuntamenti. Sì, sì, mi ha detto ma il dottore mi ha detto vacci a pagamento, ha detto non sarà una gran spesa. Quanto sono lì? Oh. Quindi lei vuole lanciare un appello al sistema sanitario regionale? Certo. Io che sono da smuova, perché basta che vai nella Romagna, qui vicino, va meglio che da noi. E invece qua ci vuole tanto tempo? Tanto tempo, gli anni, i mesi e poi? E invece quella che ho fatto per la spirometria adesso, dopo ho chiamato la direzione giù all'ospedale dove si fanno i reclami, mi ha detto, ma non c'è il posto fino all'anno prossimo, ah va bene, se mi viene sul respiro, come fai? No? E mi ha richiamato, non so se l'ho richiamata io, ma non me lo ricordo. Il giorno dopo 2 giorni, io ho chiamato il martedì, al giovedì al 12:15, pronta, c'ero solo io. Quindi a volte fare qualche reclamo può servire? Certo.
voglia. Ma se tutti facciamo, non c'è il posto, qui. Quanto si smosta facendo? Mai. E per ridurre le liste d'attesa sono in arrivo nelle Marche, in arrivo dallo Stato, quasi 13 milioni di euro. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, sottolineando che questa problematica esiste dal 2012. Da mesi, ha detto l'assessore, ci stiamo organizzando per garantire che la domanda sia soddisfatta nei tempi previsti. Oltre la metà di finanziamenti sarà destinata alla Sur Marche, più di 3 milioni di euro a Torrette, oltre 1 milione 400 mila euro a Marche Nord e poco meno di 1 milione all'Istituto Irca di Ancona. Diversi gli obiettivi, si punta anche sulle prestazioni aggiuntive del personale con l'aumento delle tariffe orarie e sull'assunzione del personale a tempo indeterminato. E proprio sull'assunzione verte l'appello della Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Pesaro e Urbino, Laura Biagiotti. Anche nei giorni scorsi infatti si sono laureati 24 giovani in infermieristica, ma molti ragazzi decidono di andare a lavorare fuori regione perché trovano più facilmente un lavoro con un contratto a tempo indeterminato. I sorrisi stampati sui volti e la pergamena in mano. Ecco le foto scattate ai 24 infermieri che si sono laureati il 28 aprile scorso all'Università Politecnica delle Marche. Un motivo di orgoglio anche per la commissione formata dalla Presidente dell'Ordine degli Infermieri, Laura Biagiotti, dalla sua vice Sonia Sperandio e dalla dirigente del corso, nonché Presidente della Commissione Albo degli Infermieri, Tiziana Benedetti. Ora però, dopo le tante ore di studio, i tirocini e questo importante traguardo raggiunto, i ragazzi sono alla ricerca di un posto di lavoro stabile e sicuro. Per Biagiotti, questi neolaureati sono una grande risorsa per il nostro sistema sanitario, ma c'è il rischio che per il loro futuro professionale vadano fuori regione. La fuoriuscita di questi nuovi infermieri sul nostro territorio sicuramente è di buon auspicio e sono risorse che non dobbiamo assolutamente perdere. Ecco, ma in quali strutture prenderanno servizio? Questo purtroppo è un dato che non ci è dato di sapere, perché so che le richieste sono tante, ma parlando con questi neolaureati sembrerebbe che ci siano richieste, ma non nel pubblico impiego, ma semplicemente nel privato. O se è pubblico impiego, sembra che vadano in altre regioni. Beh, un peccato, c'è qualcosa che non va, visto che si parla anche di carenza di personale in questo settore. Sicuramente questo inciderà tantissimo anche sulla nostra sanità provinciale, regionale, perché perdere queste risorse sicuramente comporta non poche difficoltà. Abbiamo visto che il personale manca, il personale infermieristico che fuoriesce da qui non ha spesso delle garanzie di poter fare un lavoro a tempo indeterminato ed è per questo che si rivolgono su altre strutture anche fuori regione. Ci auspichiamo che in questo caso siano solo dei momenti temporanei, ma che la regione stessa prenda subito in considerazione l'assunzione di questo personale per permettere al personale che oggi abbiamo nelle nostre strutture pubbliche di poter fare ferie, di cercare di evitare di chiudere il più possibile i servizi nel periodo estivo per garantire le ferie essenziali ai dipendenti. Attualmente ci sono dei bandi in corso oppure no? In questo momento a noi come ordine non è arrivata nessuna segnalazione di bandi pubblici sia dall'area vasta né dall'azienda Marche Nord per quanto riguarda la nostra provincia, ma neanche per quanto riguarda a livello regionale. E quello che ci viene in questo momento richiesto sono semplicemente le strutture private che richiedono nelle RSA, richiedono personale nelle case di riposo, che sicuramente anche queste sono in grande difficoltà perché il personale sembra un po' richiesto da tutte le parti, ma poi appena possono questi ragazzi, per avere uno sbocco professionale sicuro, tendono a abbandonare proprio la nostra provincia, la nostra regione. E sarà dedicato alla politica sanitaria e al nuovo ospedale di Muraglia, il Consiglio Comunale monotematico che si terrà domani a Pesaro dalle ore 16. Sarà presente anche il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Tra gli argomenti, quelli relativi alle problematiche del personale, alla mobilità passiva e alla riapertura di alcuni reparti del San Salvatore.
Anche la Regione deve attivarsi per scongiurare la chiusura della scuola per l'infanzia Mita Auriglia di Fano. Lo chiede la capogruppo consigliare dei 5 Stelle Marta Ruggeri, che sollecita la Giunta marchigiana a specificare se e come intende attivarsi sull'ufficio scolastico regionale per fare in modo che riveda questa decisione. Il provvedimento di chiusura, spiega Ruggeri, entrerà in vigore a partire dal prossimo anno scolastico, perché non è stato riconosciuto l'organico per attivare la consueta monosezione, ritenendo insufficienti le 9 iscrizioni. Le famiglie della zona però perderebbero l'unico presidio educativo di prossimità e si accentuerebbe, ha concluso Ruggeri, la carenza di servizi per i quali la comunità sta chiedendo con forza di porre rimedio. Cambiamo argomento. Dal 5 all'8 maggio a Tre Ponti di Fano si festeggia la Madonna della Colonna, un programma ricco che ritorna con la tradizionale processione, sante messe, momenti musicali e di convivialità. Domenica poi ci sarà anche la benedizione di un cippo in memoria di Fabio Uguccioni, scomparso lo scorso anno. Servizio di Filippo Pucci. Al Santuario Mariano di Tre Ponti a Fano torna la tradizionale festa in onore della Madonna della Colonna, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Goretti insieme ai ragazzi dell'Azione Cattolica. L'evento partirà da giovedì 5 fino a domenica 8 maggio con momenti di preghiera, processioni e musica. A elencarci il programma è il nuovo parroco di Sant'Orso, Don Giuseppe Marini. Non è stato possibile rispettare la tradizione che prevede la prima domenica per la coincidenza con il primo maggio. Quindi la festa sarà domenica prossima, 8 maggio, preceduta da un triduo di preparazione che prevede giovedì sera una fiaccolata che parte dalla chiesa parrocchiale fino qui a Tre Ponti, una fiaccolata animata dai giovani dell'Azione Cattolica sul tema del conflitto, per vista la situazione che stiamo vivendo tutti quanti, per impetrare dalla Vergine Maria finalmente la fine della guerra, la pace. La seconda sera, venerdì, c'è una catechesi biblica di Monsignor Ugo Ughi. La terza sera, sabato, sempre la sera alle 20:45-21, c'è la recita del Santo Rosario. Poi il giorno della festa sono previste alcune messe al mattino, alle 7, alle 9 e alle 11. Per la messa delle 9 Don Luigi Spallacci, che ha curato tantissimo per diversi decenni questa chiesa, poi viene anche Padre Silvano. La sera alle 17 è il momento più importante, una celebrazione solenne che quest'anno sarà presieduta da Monsignor Ugo Ughi e presterà servizio il coro Jubilate di San Lorenzo in Campo. Seguirà poi la tradizionale processione fino alla cooperativa di Tre Ponti. Capiterà la benedizione di un cippo che viene messo qui nell'area verde a ricordo di Fabio Uguccioni. La chiesetta, che oggi sorge a fianco della superstrada a Tre Ponti, fu costruita nel 1944, dopo che la precedente struttura, realizzata nel 1796, fu abbattuta nel 1940 per l'ampliamento dell'aeroporto fanese. La storia racconta che la Madonna operò una serie di prodigi e grazie e, sparsa la voce, il popolo accorse con numerosi pellegrinaggi. Durante la demolizione, il dipinto venne trasferito prima nella chiesa di Santa Maria Teresa delle Carmelitane a Fano e poi nel 1944 a Tre Ponti, dove tutt'oggi viene venerata e ricordata. Invito tutti quanti a partecipare di mattina o di pomeriggio a questo evento. Naturalmente poi ci sarà un momento conviviale, la pesca di beneficenza, la merenda. Speriamo che il tempo ci assista e speriamo soprattutto che questa preghiera insistente alla Vergine Maria possa ispirare propositi di pace ai grandi della terra. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Urbino ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP, dal giudice per indagini preliminari, per un importo di circa 60.000 euro nei confronti di un imprenditore indagato per evasione fiscale. Sottoposte a sequestro alcune disponibilità liquide presenti sui conti correnti bancari, quote societarie di un'altra società riconducibile all'indagato e un'autovettura. L'uomo, titolare di una ditta che opera nella fabbricazione di mobili per arredo domestico, è stato denunciato per il delitto di omessa dichiarazione per l'anno d'imposta 2014, nonché di distruzione e occultamento delle scritture contabili, tentando di impedire una ricostruzione dei redditi conseguiti.
Quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle ore 21 lungo la Monte Labattese, località chiusa di Ginestreto. Lo scontro sarebbe stato provocato da un frontale tra una Jeep e una Ford che viaggiavano in sensi di marcia opposti. A causa dell'impatto sono poi rimaste coinvolte anche altre vetture e la Ford si è capottata finendo fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco di Pesaro che hanno collaborato con i sanitari per assistere le persone rimaste ferite, la polizia stradale e i vigili urbani. Ci spostiamo a Fossombrone, dove è stata inaugurata una mostra di icone sacre realizzate da tre detenuti. 42 icone sacre e 6 tavole esplicative che stupiscono il visitatore e lo fanno ancora di più se si apprende che realizzarle sono stati tre detenuti della casa di reclusione di Fossombrone. Si chiama Sguardi verso il cielo. La mostra è inaugurata sabato scorso e allestita nell'atrio della Fondazione Monte di Pietà. La presentazione è avvenuta nella sala consiliare del comune tra applausi e forti emozioni. Questa giornata nasce per volontà da parte dell'ufficio del garante, da parte mia, perché nel corso di una visita al carcere di Fossombrone mi avevano fatto vedere queste icone fatte nel laboratorio da alcuni detenuti, da uno in particolare, e mi è sorta quindi spontanea la voglia di mostrare esternamente il lavoro che questi detenuti fanno, perché è anche giusto che la città di Fossombrone, ma anche tutta la regione, venga posta a conoscenza di quello che svolgono all'interno del carcere di Fossombrone alcuni detenuti. Riusciamo a vedere non solo il lavoro dei detenuti, ma anche il lavoro degli educatori e delle forze di polizia penitenziaria che stanno dietro a loro. Il carcere di Fossombrone, ha proseguito Giulianelli, può essere preso come modello per la sua organizzazione e le attività che vengono svolte, un istituto in cui sono presenti anche diversi ergastolani e detenuti che devono scontare pene superiori ai 20 anni. Però con questi soggetti si lavora molto meglio, perché nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario si riesce a, come dire, a dare contezza e a prendere forza quel principio della rieducazione, molto meglio con loro che con i detenuti comuni. Sembra un paradosso, ma invece non lo è. La mostra rimarrà aperta fino al 21 maggio, dal martedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 19.30. È un percorso molto molto bello, forse uno dei più significativi di quelli che si svolgono all'interno della struttura e che opera all'interno dell'istituto da diversi anni. Le icone che insomma si avrà modo poi di ammirare al termine di questo incontro rappresentano una vera e propria eccellenza, sono veramente delle vere e proprie opere d'arte, per cui ci era parso molto molto bello poter aprire all'esterno e poter dare la possibilità anche alla città di ammirarle. Lorenzo D'Agostino, studente del liceo Nolfi Apollone, ha vinto il primo premio dalla 12ª edizione dei campionati nazionali delle lingue, la cui fase finale si è svolta a Urbino. Il giovane ha trionfato nella categoria di lingua tedesca, aggiudicandosi l'iscrizione gratuita al primo anno di studi universitari. Lorenzo si è cimentato nella composizione di un testo poetico che gli ha permesso di dimostrare di possedere eccellenti doti poetiche che manifestano un'affinità con la letteratura e una passione per il lessico tedesco. La creatività, i giochi di parole e le invenzioni stilistiche hanno contribuito a dare una connotazione di eccellenza alla prova. In totale alle Olimpiadi di queste lingue hanno partecipato 16.000 alunni delle classi quinte di oltre 230 istituti superiori sparsi sul territorio nazionale ed è la prima volta che uno studente della provincia di Pesaro Urbino si afferma al primo posto in questo campionato. Un ringraziamento come facciamo tutte le sere ai sostenitori di Fano TV. Partiamo da una persona che preferisce rimanere nell'anonimato, poi Massimo Mencucci, Marco Salustri e Lucia Biagini. Contributo fondamentale di ognuno di voi. Il telegiornale invece termina qua e ritorna domani sera come sempre alle 20.30. Buona serata a tutti voi, arrivederci.